James, allora, interviste quante ne hai fatte in 50 anni di carriera? Bisogna contarle. Anima Sola nasce da una scommessa. I Soul Six sono un gruppo che esiste da 10 anni, che io guido, e per loro ho scritto uno spettacolo che potesse raccontare la loro storia. James ha accettato l'invito dei Soul Six a partecipare a questo spettacolo che noi abbiamo intitolato appunto Anima Sona, i sogni dell'anima, i suoni dell'anima. Anima Sona vede la partecipazione di James con alcuni dei pezzi del suo repertorio che noi accompagneremo con le voci e con la band, per uno spettacolo che è fatto di luci, di suoni, di parole. E per fare questo ho coinvolto un altro personaggio dello spettacolo, in particolare del teatro, che è Gaetano Stella, un grande attore e autore teatrale. Anima danza. Anima canta. Anima suona. Anima suona. Anima suona. E comincia il suono. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Oh, oh, oh. E incominciavo a volare. Cielo infinito, vola, oh, dai ra, dai ra, dai ra, canta, oh, 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 da 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare. I Soul Six li conoscevo e allora io, curioso, sono andato un po' a sbirciare. Quando poi abbiamo deciso di incontrarci per fare una chiacchierata, ho pensato che era venuto il momento di fare incontrare le emozioni, le mie e le loro. È stato facilissimo, guarda, è stato un gioco da ragazzi, perché loro mettono in campo le emozioni attraverso suoni, voci, melodie, arrangiamenti molto particolari, molto suggestivi. Io uso le parole e abbiamo deciso di fare incontrare questi due mondi e è venuto fuori questa piccola collaborazione che per me è un fatto molto, molto importante, molto bello. James Senese. Gente venuta senza notizie, quando è riuscita mezza nave, acqua non l'acqua fresca, acqua non l'acqua fresca, acqua non l'acqua fresca, acqua non l'acqua fresca, o non è.
feste, la gente domenica butta a manessa, un televisore che brutto guaglione, se vede le cose che fanno rumore. Acqua e non acqua e fresca, acqua e non acqua e fresca, acqua e non acqua e fresca. Tu hai 50 anni di carriera, però già dall'outfit, da come sei vestito, sei giovanissimo e sei sempre attuale. Meno male. è vero, comunque sei riconosciuto come una persona che è stata sempre avanti sulla scena musicale campana, ma nazionale e internazionale. Questi 50 anni quanto ti pesano o quanto ti hanno giovato attualmente? Come ti senti? Ma guarda, quando ami la musica in questo modo, voglio dire, l'età non la senti, no? Perché infatti io mi meraviglio a volte, capite? Tengo 73 anni, però voglio dire, è come adesso l'Inter, infatti è così, no? La musica mi dà un'energia particolare, no? Un'energia particolare perché io amo la musica da impazzire, poi sono nato da musica in poche parole, capite? E dunque tutto quello che succede per me è vita, no? È vita. La musica mi dà questa forza di andare avanti con i sentimenti, poi, capito? Una forza giovane che comincia a muoversi nell'ambito dell'arte, della musica, del teatro, delle emozioni, è la speranza. È la speranza che il futuro possa essere migliore. Quindi io mi aggancio ogni volta che vedo queste energie, ogni volta che vedo queste forze, ogni volta che vedo questa determinazione, mi aggancio, faccio un po' il vecchio saggio, però mi metto su quella barca, perché quella è una barca che andrà molto, ma molto lontano. Tu ti definisci, qualche volta ho letto, so ben letto da qualche parte, che ti definisci come un americano nato a Napoli o quanto questa influenza, secondo te, nel tuo DNA, quanto questa influenza afroamericana ha influito nella... Ma guarda, io la strada l'ho trovata, no? Perché da una parte o facevo l'americano o facevo il napoletano, no? Però fare solamente il napoletano era un po' per me ridicolo, capito? Voglio dire, questo DNA che uno c'ha dentro per un fatto naturale, no? Madre napoletana e padre americano, io quando ho incominciato a capire come dovevo comporre la mia musica, insomma, ho capito dove andare, no? Dove andare, qual era la fusione da mettere assieme. Allora, siccome io mi muovo ritmicamente, diciamo così, armonicamente all'americano, ma anche alla napoletana specialmente, mi sento da tutte e due le parti, cioè in realtà sono riuscito a fondere, capito, questo linguaggio unico dove un po' tutti quanti, tutto Napoli in generale, ma non solo Napoli, sì, si è ritrovata. È vero, ma tu vivi un po' la responsabilità di aver creato un genere musicale, fondamentalmente una corrente, perché quello che sentiamo oggi si rifà tantissimo a quello che tu hai creato nel passato con Napoli Centrale, con quello che tu stai continuando col tuo disco Sang, si intitola, vero? Sì, l'ultimo esatto, disco. Esatto. E attualmente tu stai anche registrando un abbiamo disco finito, live. Abbiamo finito di registrare un doppio live che uscirà a breve, in poche parole. Vabbè, ma voglio dire, questa è la mia forza, capito? La mia forza. Io sono contento che molti musicisti campani o voi, ma secondo me in tutta Europa, no? Riconoscono questo Napoli Centrale, che è stato una rottura importante per i sentimenti. Io parlo proprio di sentimenti, capito? E dunque, diciamo che Napoli Centrale telefonano anche da
da New York per venire con Napoli Centrale, capite? Per suonare con Napoli Centrale. Si vede che ho seminato bene e poi tutti gli artisti che sono usciti da questa situazione, incominciando dal nostro fratello Pino, capito? Ma un po' tutti quanti, vai, un po' tutti quanti, posso nominarla una alla volta, hanno tutti attinto da questa Napoli Centrale. Ma diciamo che a me mi è piaciuto molto l'idea dell'insieme del coro, no? Chiamiamolo così, capite? Delle voci, no? Ed era un esperimento che io non avevo fatto da tutti questi anni, ho fatto tutto, no? Orchestre 120 persone, orchestre jazz, Gil Evans, ho fatto tutto, insomma. Questa mi mancava e mi sembra che, secondo me, funzionerà alla grande, capito? Basta capirci un pochettino di più nella dimensione, no? Sì. Però è un'idea, secondo me, forte, è bello. Bello, noi siamo contenti che hai fatto questa prima con noi, con il nostro gruppo vocale. Tu parli spesso di dimensione. Sì. Ecco, la dimensione si può intendere in tanti modi: musicale, umana, di retaggio culturale, sonorità, di etnia, eccetera. Per te, quando parli di dimensione in particolare, a cosa ti riferisci? A tutti questi aspetti o uno in particolare? Io mi riferisco alla responsabilità che tu hai nei confronti degli altri, no? Gli altri siete anche voi, no? I musicisti. Mi ritengo responsabile, capito? Qualsiasi cosa faccio, così, capite? Sappiamo che in America, specialmente in America, la musica è un'altra cosa, no? Già se tu ti muovi da qua e vai in Germania, tanto per dire Germania, è un altro mondo, proprio un altro, c'è un rispetto tremendo per la musica, capite? Per l'evoluzione, per l'uomo, no? Capite? Per quello che tu fai, è strano. Noi ci ammassai un ordine. Un ordine significa. Ma quelli poi non capiscono il nostro linguaggio. Chi li capisce? Un suono. Perché anche noi quando sentiamo l'americano, l'inglese, se non capiamo, noi capiamo un suono e ci piace. Beh. To me the night is not somebody who's seen a light. It's a God that makes us broken. Hallelujah, 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 hallelujah. Benvenga la televisione, benvenga internet, benvenga il digitale, benvenga tutto, però vedere un cantante, un attore, un ballerino che lavora, suda e trasmette passione attraverso se stesso, la sua pelle, la sua carne, è una cosa che non può essere sostituita da nulla. Non togliamo questo ai ragazzi, sennò penseranno che il mondo è fatto di figurine virtuali che spariscono con un clic e ricompaiono con un clic. No, il mondo è fatto di uomini, di donne, di persone che si mettono in gioco e che quello che fanno lo fanno dando l'animo, dando il cuore, e quando questo accade e si incontra con il pubblico, è allora la magia del teatro si compie.
Questo spettacolo sicuramente regalerà al pubblico tante emozioni, noi ce lo auguriamo, ma ne siamo sicuri perché abbiamo costruito uno spettacolo coinvolgente, un'amalgama tra noi e James Senese, che ha funzionato fin dalle prime note del soundcheck, e siamo sicuri che sarà uno spettacolo che avrà seguito, e ci auguriamo per il futuro dei Soul Six che questa occasione di Anima Sona ci apra tante altre porte. James Senese, ospite del concerto Anima Sona dei Soul Six qui al Teatro Diana di Nocera Inferiore. È un giorno bellissimo per noi aver incontrato questo artista grande che fa parte delle radici, è un pezzo di storia della musica, io sono emozionato, non so se si nota. James, grazie. Non so. Sono bravo a dissimulare. James, grazie mille alla disponibilità. Grazie a nome dei Soul Six, a nome di tutti quanti, di Arrone Comunicazioni, grazie, che ci ha invitati su questo, su questo palco. Arriverà un grande messaggio, vai. Grazie. Ciao. Va bene. Grazie. Tu vuoi fare l'americano, americano, 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 ma sei nato in Italia.